mettiamo in comune l'educazione finanziaria. Cos'è questa cosa, signor Sindaco? Ma l'educazione finanziaria, diciamo, è un progetto che vede coinvolto il Comune di Vittorio Veneto assieme, diciamo, alle banche, assieme all'Unione dei Consumatori, è per un progetto che vede appunto l'inserimento del mondo del lavoro, soprattutto dare una mano ai giovani per entrare nel mondo soprattutto creditizio, e quindi tutta una serie di iniziative proprio per spiegare come fare, soprattutto in un momento di grande difficoltà che vede il mondo giovanile, diciamo, che in questa crisi economica è sicuramente quello che soffre il peso maggiore. Vediamo tanti giovani costretti ad emigrare perché non trovano prospettive, non trovano futuro, e soprattutto sono mortificati nel vedere che gli anni di università non così diventa un diploma, una laurea vuota, e quindi questa iniziativa è proprio per cercare di dare una mano, diciamo, in quel mondo finanziario per creare poi dei presupposti per poter poi accedere nel mondo lavorativo, nel mondo del lavoro, con delle iniziative proprie e soprattutto con dei finanziamenti che possono essere poi essere utili proprio per perseguire questo scopo. Una campagna di sensibilizzazione con una serie di appuntamenti in città. Sì, una serie di appuntamenti in città dove a vario titolo interverranno diverse persone, appunto per spiegare, per aiutare, per educare, diciamo, questi giovani. In un momento di crisi, essere giovani imprenditori di se stessi oggi cosa vuol dire, secondo te? Ma essere imprenditori di se stessi vuol dire soprattutto avere coraggio di buttarsi in iniziative nel mondo del lavoro. È chiaro che le iniziative del mondo del lavoro hanno un costo, e il costo deve essere un costo agevolato, bisogna avere un costo, diciamo così, il supporto da parte delle banche, degli istituti bancari, e senza cadere magari in trappole onerose che poi diventano, diciamo, possano appesantire l'azione lavorativa. Lei è sindaco ma anche imprenditore, che consigli darebbe oggi a un giovane che volesse fare l'imprenditore? Ma il momento è sempre difficile. Io sono entrato in partita IVA a 22 anni, quindi molto molto giovane. C'erano anche allora le difficoltà di accesso al credito, diciamo, forse c'erano minori difficoltà, c'erano più prospettive. Sicuramente siamo in piena recessione, e lo dicono i dati di mercato, lo dicono gli esperti, lo dicono chi diciamo, studia, diciamo, il mondo del lavoro, il mondo dell'economia, il mondo della finanza. Siamo in piena recessione, però questo non vuol dire che ci si debba abbattere o lasciarsi così mortificare da questi eventi. Bisogna trovare le soluzioni, e c'è sempre comunque qualcosa da fare. Quindi lei rimane sempre ottimista e un augurio di speranza? Ma io non sono un ottimista, non sono neanche un pessimista, sono un realista e vedo le difficoltà, ma soprattutto le difficoltà vanno affrontate, i problemi vanno affrontati, certamente non vanno, diciamo così, rimandati. Sicuramente la difficoltà è enorme, però con il coraggio, con la determinazione, con la volontà propria, che è la caratteristica di noi veneti e soprattutto di noi trevigiani, o meglio ancora vittoriesi, abbiamo la testa dura, ma abbiamo la testa dura di cui noi non molliamo mai, e questa è una grande caratteristica che ci permette di superare anche momenti difficilissimi. La nostra forza è proprio, è forse anche il nostro handicap, lo è stato anche in un recente passato, però in realtà è un handicap che adesso torna buono.